Si intitola TikTok, l'ultimo film diretto da Davide Scovazzo e prodotto da Massimiliano Carolette e Giuseppe Lisco, che uscirà molto presto nelle sale. E tra i protagonisti spicca una donna molto amata nel mondo dello spettacolo, un'artista che si è fatta strada nell'ambiente televisivo italiano partecipando a famosissimi reality show e conducendo programmi di grande successo come Paperissima Sprint. Ed oggi è con noi in collegamento insieme a suo marito, produttore della pellicola. Il buongiorno ad Eva Enger e Massimiliano Caroletti. Buongiorno, ben trovati a Mattina Live. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Allora, se siete d'accordo, prima di chiacchierare insieme, io direi di mostrare al nostro pubblico televisivo il trailer che un po' anticipa l'opera, che poi commenteremo subito dopo. Vediamo insieme il trailer di TikTok. Pronto, Vinny, tesoro? Sono positiva a Covid-19, perciò dobbiamo assolutamente annullare la serata, purtroppo. Ah, positiva in quel senso? Con queste maschere andiamo al locale da Wenger e la sequestriamo! E mo, questi chi so? Aspetta, chi so questi? Dimitri Tincano, 340.000 followers che lo seguono. Zio Command, praticamente. Tutta l'Umbria gli va appresso. Sto stirlo, poco di meno. Purtroppo non abbiamo notizie dei tre giovani TikToker scomparsi. Figlio di merda. Ma sarà vera questa storia del rapimento? Gente senza scrupoli, hanno sequestrato dei ragazzi. E per noi sarà solo pubblicità. È chiaro il concetto! I miei colleghi sono in pericolo di vita. Mi sa che tutto ciò non è uno scherzo. Questo è un sequestro. Quanto sia pericoloso il fatto di condividere sui social tutti i nostri spostamenti. Ricordo che questo è un reato penale e va punito. Vinto, vinto, vinto! Ed ecco, questo è il trailer di TikTok. Beh, Eva, diciamo al pubblico che questa pellicola è stata girata a Terni ed ironizza simpaticamente sul mondo dei social network. Sul set tanti attori noti a pubblico, citiamone solamente alcuni: Umberto Smaila, Maurizio Mattioli, Fausto Leali per la prima volta tra l'altro in veste di attore, poi Sergio Vastano, Donatella Pompadour, Claudia Letizia, Emanuela Titocchia. Insomma, davvero un cast di spessore. Che esperienza è stata questa per te? Per me è bellissima, perché comunque è stato il mio primo grande amore al cinema. Ho partecipato in tantissimi film cinematografici e c'è stata una piccola pausa in quale mi sono dedicata più alla televisione piuttosto alla cinema, e tornare adesso per me è stata veramente un'esperienza meravigliosa. Me la sono goduta tutta, perché poi ho trovato vecchi amici. Stare su set è meraviglioso. Beh, sicuramente molto meraviglioso. Tra l'altro, Massimiliano, possiamo restituire un bilancio più che positivo per questa recente avventura artistica. Posso chiederti però com'è lavorare con Eva, perché uniti nella vita ma anche nel lavoro in queste occasioni? Allora, lavorare con Eva è lavorare con una professionista. Eva è, credo che sia una delle attrici più diligenti che io abbia mai incontrato sui set dei film che ho prodotto. È molto attenta, diligente, puntualissima, rigorosa nell'imparare le battute prima, non arriva mai sprovvista di memoria, tra l'altro. Quindi devo fare i complimenti a mia moglie. Beh, doveroso, dici bene, Massimiliano. Tra l'altro, Eva, in questo film, come dicevo nell'apertura, si ironizza molto e lo si fa simpaticamente sul mondo dei social e anche quello degli influencer. Nella pellicola potremmo però dire, Eva, che in realtà interpreti un po' te stessa. Ma è stato un po' più difficile per te oppure più semplice? E in questo caso mi permetti di avere l'occasione di chiederti che rapporto Eva Enger ha con i social? Allora, praticamente sì, ironizza molto su social, perché tante volte vediamo questi ragazzi che sembrano miliardari su social, una bella vita, e cibo, cose di lusso, nella realtà è tutto diverso, diciamo, la verità. Questo film racconta molto bene anche quello che sta dietro il social. Io con social ho un buon rapporto, un Instagram, metto anche io le fotografie, eccetera, certamente non faccio delle dirette tutti i giorni oppure le storie ogni 5 secondi, perché no, assolutamente. Comunque
Comunque è un bel film, io consiglio a tutti di vederlo. E quanto riguarda la mia puntualità e di essere precisa sul set, è necessità, perché già parlo male italiano, allora se sono anche non sono puntuale, altre cose quanto lavoro mai. Vabbè, però a noi piace proprio il tuo modo di parlare, il tuo italiano, è quello che ci piace tantissimo, Eva, quindi va benissimo così. Tra l'altro, Massimiliano, grazie a questo film, anche l'altro aspetto bello è che siete riusciti a fare interagire anche i giovani che per l'appunto utilizzano molto spesso questi social e al contempo anche gli attori di vecchia scuola, quindi c'è una vera e propria contaminazione e interazione tra il vecchio ed il nuovo che per appunto crea questa nuova forma di comunicazione che si sta proiettando per il futuro. Beh, guarda, il film porta comunque una polemica sociale che secondo me va affrontata, perché noi abbiamo messo insieme tantissimi influencer che totalmente hanno circa 20 milioni di follower e io dico, se è tutto vero quello che ci raccontano questi ragazzi, vorrà dire che il film comunque avrà tantissima visibilità. Se invece, d'altro canto, no, non ce lo avrà o magari avrà un basso rendimento, vuol dire che allora questi numeri sono solamente numeri gonfiati. Quindi c'è anche una polemica sociale intorno a questo modo di vivere ormai la vita intorno a un telefonino. Per quanto riguarda invece l'interazione tra i vecchi e i giovani, è divertente, nel senso che vedere Mattioli che si cimenta con un Valentino Marini o con uno zio Esatto. sul set è un po' spiazzante perché c'è la tecnica pura e l'estro di Mattioli con l'imbarazzo e la non preparazione artistica perché sono ragazzi che sono messi a disposizione del film. Però, insomma, alla fine hanno interagito bene. Il film dura 1 ora e 30 e è gradevole, molto gradevole. Molto gradevole. Eva, diciamo anche al pubblico che l'arte ha sempre fatto parte della tua vita e sembrerebbe che anche le tue figlie in realtà stiano seguendo le tue orme, perché anche Jennifer fa parte di questa pellicola. Ma tu quando hai capito che il mondo dell'arte, avrebbe fatto parte della tua vita, che quella sarebbe stata la tua strada professionale? Penso che quando sono nata, ecco, io penso che chi è destinato in qualche modo a far parte del mondo dello spettacolo lo sente e lo sa da piccola. Io recitavo in ogni cosa scolastiche, stavo sempre sul tavolo a dire le poesie e altre cose, perciò sono andata verso quella direzione. Ci sono state tante persone nella mia vita che mi prendevano in giro per questo, perciò mi scoraggiavano in senso che non riuscirai tanto, non farai niente. Invece poi sono andata avanti e nel mio piccolo ho raggiunto comunque una parte di quello che avrei voluto. E mia figlia, sì. No, dico complimenti, però poi effettivamente di madre in figlia, no? Perché anche Jennifer prende parte a questa pellicola, pensi che anche lei possa continuare nel mondo del cinema o comunque dello spettacolo, dell'arte in generale? Sì, Jennifer è molto brava. Come ha fatto tutta la sua vita all'Accademia di Danza Classica, diciamo che la recitazione con il suo corpo viene naturale perché imparano già lì a gesticolare comunque l'azione del corpo. E quanto riguarda la recitazione, lei dice: sì, mi piace recitare, è molto divertente, però vorrei fare la produttrice. Beh, ambizioso, glielo auguriamo, Eva. Sì, molto, molto. Non regista, non è No, no, proprio. infatti, sono poche le figure femminili che per l'appunto si dedicano a questo ambito. Noi davvero gli auguriamo di tutto cuore e avrà sicuramente il talento, ma anche la guida giusta per riuscire in questa sfida. Tra l'altro, Massimiliano, parliamo, ecco, diciamo, tra poco nelle sale cinematografiche, quanto è importante oggi ritornare nelle sale cinematografiche perché vedere un film al cinema ha tutto un altro spessore, tutto un altro sapore. E tra l'altro, proprio dopo 15 anni, gli studios di Papigno nei comuni di Terni sono tornati ad ospitare una produzione cinematografica grazie al vostro film TikTok. Posso chiederti come mai questa scelta? C'è una motivazione particolare? Allora, la scelta di Papigno, beh, è stata un po' affascinante anche perché l'avevamo scritta anche in sceneggiatura, il fatto di dover nascondere, adesso non posso dire, non posso Non svelare possiamo il spoilerare. film, perché c'è un sequestro nel film, partono per rapire Eva Enger e poi chissà cosa accadrà. Però insomma, Papigno si prestava moltissimo proprio per il fatto che comunque in questo momento sono degli studi cinematografici abbandonati a se stessi, però come location era perfetta. Ma la cosa bellissima è stata che anche tutti i ragazzi, gli attori, i ragazzi di produzione, quando c'è stato bisogno,
insieme all'aiuto del sindaco di Terni, abbiamo pulito tutti quanti con le ramazze, le scope, i rastrelli, tutti quanti insieme, presi gli attori, il set per renderlo agibile. Quindi una parte è stata anche molto affascinante. E comunque abbiamo rispolverato il set della Vita è Bella e di Pinocchio, reinserendoli nel nostro film. Beh, complimenti e giusta anche, giusta motivazione. Eva, una pellicola che per appunto arriva nelle sale dopo un periodo molto complesso per te, perché sei stata vittima lo scorso anno di un drammatico incidente stradale in Ungheria e oggi stai vivendo un periodo molto difficile per problemi personali, per problemi familiari. Naturalmente noi ti auguriamo tutto il meglio possibile, davvero un mega in bocca al lupo, ma ti auguriamo ancora tantissimi altri strepitosi successi. Ma al di là di tutto, posso chiederti oggi qual è ancora il sogno del cassetto che Eva Enger vuole realizzare? Beh, sogno nel cassetto, diciamo che forse ho realizzato un gran parte di quello che speravo, però stiamo lavorando in questo momento, stiamo preparando un altro film e gireremo settembre forse, no? Ma settembre. Ci sono le preparazioni, perciò speriamo bene, dai. Sei piena di impegni, insomma. Sì. Comunque, sogno nel cassetto di essere apprezzata. Io non faccio soltanto l'artista o l'attrice, faccio anche altre cose. Essere apprezzata anche nell'altro mio lavoro. Sicuramente. E questo penso che, presumo Eva, che sia il primo elemento, l'essere apprezzati, e tu lo sei tantissimo. Grazie, insomma. Te lo dico di cuore. Tra l'altro, Massimiliano, possiamo anticipare la pellicola, il titolo della pellicola, anche sulla quale appunto lavorerete a settembre? Possiamo già dire qualcosa? Diciamo che è un thriller psicologico, non aggiungiamo altro, è un film diverso, molto particolare. Che presenteremo, se vi va? Magari, volentieri, volentieri, volentieri. Ci mancherebbe. Anzi, grazie per l'ospitalità. Ma grazie a voi, complimentissimi, in bocca al lupo ad entrambi. Grazie ad Eva Enger e Massimiliano Caroletti. Eva Enger, protagonista di questa pellicola cinematografica TikTok. Massimiliano Caroletti con Giuseppe Lisco e appunto è il produttore. Grazie ai nostri ospiti, in bocca al lupo. E noi ci ritroviamo subito dopo. Piccolo break, restate con Mattina Live.